Lombardia al Veneto con un'intervista all'assessore al bilancio Roberto Ciambetti, che oggi a Palazzo Balbi ha presentato un rapporto sull'IRPEF e l'IRAP elaborato dalla Direzione Risorse e Tributi della Regione Veneto. Allora, Assessore Ciambetti, a quanto ammonta il furto che subisce la Regione Veneto da parte dello Stato centrale ogni anno? 21 miliardi, purtroppo la forbice aumenta, soprattutto per effetto della manovra Salva Italia, cosiddetta Salva Italia del governo Monti del 2011. Il dato 2011 dimostra che appunto la forbice è aumentata, quindi il Veneto dà sempre di più e riceve di meno. Quindi se il residuo fiscale era attorno ai 19 miliardi, adesso siamo arrivati a 21 miliardi, 21 miliardi e mezzo. Purtroppo appunto questa centralizzazione di competenze, di risorse, di spesa pubblica improduttiva comporta che il Veneto è sempre più soggetto a una tassazione che rende anche difficile per le nostre imprese competere con altre realtà estere. Quindi purtroppo questo numero, questo dato fa rilevare che spostare i soldi a Roma è comunque perderli. Però quello che abbiamo fatto oggi è anche quello di far capire ad ogni singolo comune quanto versa di IRPEF allo Stato e quanto i nostri purtroppo amministratori locali devono battagliare per fare dei bilanci che siano degni di questo nome nei propri comuni. Quindi la situazione veramente è diventata talmente rigida che non permette di fare finanza pubblica in maniera intelligente e di buon senso. Cosa può fare la politica in questo caso? Lei propone qualcosa? Perché l'analisi c'è, la fotografia ce l'abbiamo, adesso però bisogna trovare una cura in un certo senso. Ad esempio, il Veneto assieme alla Lombardia ha votato contro il riparto, l'ultimo riparto del trasporto pubblico nazionale. Questo è successo ai primi di agosto di quest'anno. La Regione Veneto ha bloccato il riparto del patto di stabilità fra regioni perché ripercorreva la spesa storica e trasmetteva tagli lineari sulle regioni. Non siamo più d'accordo su questo, anche perché se prima avevamo dei margini, chiamiamoli, di movimento, siamo talmente rigidi adesso che non c'è più quasi ragione di fare un bilancio. Quindi dobbiamo rivedere queste cose perché almeno in Veneto siamo arrivati a un livello di sopportazione assolutamente intollerabile.